Buona giornata, fratelli e sorelle. Benvenuti a Spirito Divino, il podcast che esplora le profondità della fede. Sono Don Paolo e oggi vi porteremo nel tumultuoso mondo del profeta Geremia. L'ispirazione per l'episodio di oggi viene direttamente dalla liturgia odierna. Se siete stati alla messa, avrete ascoltato la lettura del capitolo 28 del libro di Geremia. Questo passaggio ci offre uno spaccato affascinante della vita del profeta e del suo tempo e ci ha spinto a esplorare più a fondo la sua storia. Quindi, che siate appena usciti dalla chiesa con le parole di Geremia ancora fresche nella mente, o che stiate scoprendo questa storia per la prima volta, vi invitiamo a unirvi in questo viaggio attraverso la fede, la politica e la profezia nell'antico regno di Giuda. Siamo nell'antico regno di Giuda intorno al 597 a.C. L'aria è carica di tensione. A est, l'impero babilonese di Nabucodonosor sta crescendo in potenza, gettando la sua ombra minacciosa su Gerusalemme e le terre circostanti. In questo clima di incertezza, un uomo si erge a portavoce di Dio, il profeta Geremia. Con voce ferma e atteggiamento deciso, Geremia si fa portatore di un messaggio che pochi vogliono ascoltare. «Ascoltate!» egli grida. «Il Signore ha parlato! Ha dato potere a Nabucodonosor, re di Babilonia. Tutte le nazioni dovranno piegarsi al suo giogo». Le sue parole suscitano sconcerto e rabbia. Come può un profeta di Dio predicare la sottomissione a un re pagano? Ma Geremia non si ferma. Si reca alla corte del re Sedecia portando con sé un giogo di legno sulle spalle, un simbolo vivente del messaggio che deve trasmettere. Mentre Geremia predica la sottomissione, un altro profeta si fa avanti. Il suo nome è Anania e il suo messaggio è l'esatto opposto di quello di Geremia. Con voce tonante, Anania proclama: «Così dice il Signore, io spezzerò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni tutti i prigionieri e gli oggetti sacri del Tempio torneranno a Gerusalemme». La folla esulta. Questo è il messaggio che vogliono sentire. Ma Geremia non si lascia intimidire. Con calma risponde: «Amen! Voglia il Signore adempiere le tue parole. Ma ascolta questo, Anania. Il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna». Il confronto raggiunge il suo apice quando Anania, in un gesto teatrale, strappa il giogo dalle spalle di Geremia e lo spezza. «Così dice il Signore», esclama trionfante Anania, «così spezzerò il giogo di Nabucodonosor». Ma Geremia non si lascia sopraffare. Con voce ferma pronuncia una profezia terribile. «Ascolta, Anania, il Signore non ti ha mandato. Tu hai indotto questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò, così dice il Signore, ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno stesso tu morirai, perché hai predicato la ribellione contro il Signore». E così fu. Pochi mesi dopo, Anania morì,
proprio come Geremia aveva predetto. Ma la missione di Geremia non si fermava alle mura di Gerusalemme. Con cuore pesante, il profeta scrisse una lettera agli esiliati già deportati a Babilonia. Così dice il Signore, scrisse, «Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene i frutti, prendete mogli e generate figli e figlie, cercate il benessere della città in cui vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, perché dal suo benessere dipende il vostro». Le sue parole erano un balsamo per gli animi afflitti degli esiliati, ma anche un ammonimento. L'esilio sarebbe durato 70 anni. Non dovevano credere ai falsi profeti che promettevano un rapido ritorno. La storia di Geremia ci insegna molto sulla natura della profezia e sulla fedeltà in tempi difficili. In un'epoca in cui era facile cadere preda di messaggi rassicuranti ma falsi, Geremia rimase saldo nella sua fede e nella sua missione. Il suo messaggio non era certo popolare. Predicare la sottomissione a una potenza straniera non lo rese certo amato dal popolo o dai potenti. Eppure Geremia perseverò, fedele alla voce divina che lo guidava. La sua vita ci ricorda che a volte la verità può essere scomoda, che il cammino della fede può portarci su strade impopolari e difficili, ma ci insegna anche che la fedeltà e la perseveranza alla fine trionfano. Mentre ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Spirito Divino, vi lascio con questa domanda. Nella vostra vita avete mai dovuto difendere una verità scomoda? Come ha influenzato le vostre relazioni e la vostra fede? Ricordate di seguirci su tutte le principali piattaforme di podcast e di condividere Spirito Divino con amici e familiari se avete apprezzato questa puntata. Grazie per aver ascoltato Spirito Divino e che la sapienza di Dio illumini il vostro cammino. Arrivederci alla prossima puntata.